Sei dipinti attribuiti a Corrado Giaquinto, mai esposti prima d'ora e appartenenti alla collezione della Cattolica Popolare Società Cooperativa, sono fruibili al pubblico nelle sale del Museo Diocesano, grazie ad un'intesa siglata che permette un arricchimento culturale per l'intera comunità. I quadri ritornano a far parte della diocesi di Molfetta. È stata una scelta perché riteniamo che questi quadri, che non sono mai stati esposti in Puglia, in Italia, vengano portati a conoscenza proprio del cittadino e degli italiani per il valore che hanno. Si tratta di opere che rimandano al periodo romano dell'artista, richiamando i grandi cantieri in cui il pittore era stato ingaggiato tra gli anni 30 e 40 del Settecento. L'arte sicuramente è la dimensione più intima, più bella, ecco, dell'umanità. E noi viviamo sull'onda di colori che ci hanno dati, ecco, dei testimoni che noi dobbiamo riportare, dobbiamo tramandare anche alle future generazioni. Questa sera noi, qui nella città e nella diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, accogliamo un dono di una famiglia che generosamente, spontaneamente, senza scopo di lucro, diciamo, seppur ad tempus, ci affida delle opere del Giaquinto, che è stato un pittore, un grande artista, un genio della nostra città di Molfetta. Pertanto il patrimonio culturale, artistico del nostro museo sicuramente si impreziosisce e noi siamo grati a questa famiglia e siamo fiduciosi che anche altre realtà familiari, culturali, eccetera, possano incrementare il patrimonio artistico e culturale del nostro museo diocesano. Il comodato delle tele è dedicato alla memoria del presidente della cooperativa, Nicolò Azzollini. Non posso non ricordare in questa mia introduzione mio fratello Nicolò Azzollini, che l'ha presieduta per oltre un ventennio, e per circa un trentennio ha rivestito ruoli portandola e accompagnandola in tutto questo suo sviluppo, ed è giusto, ho visto che il consiglio di amministrazione gli dona, mantenendoli alla sua memoria, che rimane viva in tutta la città e naturalmente in tutti noi. Grazie.